Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a Extra. Lo sapete, l'autunno è il periodo in cui i governi in carica devono mettere nero su bianco la manovra finanziaria, la legge di bilancio fondamentale per destinare le risorse che saranno necessarie nell'anno a venire. In questa puntata di Extra parleremo in particolare di pensionati, ma anche di forze dell'ordine. Prima la copertina, come sempre, a cura di Silvia Corsi. Accade sempre così, ogni anno. I governi, anche quelli che sulla sicurezza puntano molto nei propri programmi in campagna elettorale, alla prova dei fatti poi tirano la cinghia quando si tratta di investire sulle forze dell'ordine. È un classico di ogni finanziaria ed è capitato così anche nella legge di bilancio che in queste settimane si sta discutendo in Parlamento. Nel testo licenziato da Palazzo Chigi, dei 7 miliardi previsti per gli aumenti contrattuali del pubblico impiego, 2 andranno alla sanità e i rimanenti 5 dovranno essere spartiti tra gli altri settori. In che misura, al momento non è dato saperlo con precisione. C'è chi dice che la cifra verrà destinata totalmente al comparto sicurezza, come pare emergere anche dalle rassicurazioni del Presidente del Consiglio, e chi invece è più pessimista e teme che alla fine saranno solo briciole. Su un aspetto tutti sono d'accordo: come ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa, un poliziotto non può prendere 6 euro l'ora di straordinario. Da anni le divise chiedono un adeguamento dei contratti fermi da tempo. Il netto in busta paga non giustifica mai i rischi, i sacrifici e i carichi di lavoro quotidiani, mentre l'inflazione e il caro bollette stanno ancora di più penalizzando il potere d'acquisto di stipendi tra i più bassi d'Europa. Ma quando chiedono più attenzione alla sicurezza, i sindacati delle forze dell'ordine non pensano soltanto alle buste paga. Servono più risorse e più mezzi anche per garantire un'adeguata efficienza nel servizio, quando invece in molti commissariati anche pagare il pieno di benzina alla volante rischia di essere un problema di difficile soluzione. Nostro ospite Antonio De Lieto, che è il segretario generale dell'ISIPO. Buonasera e benvenuto a Extra. Buonasera a lei, direttore. Allora, una premessa doverosa: né i giornalisti né in questo caso lei, che rappresenta il mondo sindacale, ad oggi possiamo avere assoluta certezza di quello che c'è scritto nella manovra finanziaria, perché noi lavoriamo sulle bozze che circolano, sulle indiscrezioni, e poi attenzione, fino al 31 dicembre, fino a quando non c'è per legge l'obbligo di vararla, la manovra nel suo iter parlamentare può anche cambiar faccia. Per cui le chiacchierate che stiamo per fare insieme, è giusto premetterlo, rischia, no, di essere poi smentita dai fatti. Però io vorrei con lei provare a capire se davvero, secondo voi, da quel che si sente dire sinora, si sta finalmente investendo cifre adeguate per garantire a chi, come voi, rappresenta lo Stato e indossa una divisa nel svolgere la sua attività quotidiana. Cioè, le risorse messe sul campo sono sufficienti? Ma per poter rispondere a questa domanda, che è legittima, è chiaro che bisogna vedere le risorse, se ci sono, altrimenti non è altro che il solito spot del governo di turno. C'è un detto a Napoli dove dicono: chiacchiere, tabacchiere, legno, il Banco di Napoli non le impegna. E così sono i spot che vengono lanciati. Si parla di 7 miliardi, poi questi 7 miliardi devono essere divisi fra tutto il comparto, tra cui anche il comparto sicurezza. Alla fine restano forze delle briciole per le forze dell'ordine. Bisogna prendere atto, e questo governo tutto ha tranne la voglia di prendere atto, che le forze dell'ordine sono quasi alla fame, è aumentato di tutto e di più. Quando si va nel supermercato per fare, diciamo, la spesa minimo indispensabile, partono subito 100 euro. I stipendi sono quelli che sono. Negli anni passati c'è stato l'aumento misero, un aumento ma proprio misero. Come vogliamo combattere la criminalità se noi non assicuriamo neanche più un piatto di pasta un altro po' ai nostri figli? Ma vuole prendere atto il Presidente Meloni, o vuole continuare solo a pensare e tirare fuori i soldi per l'Ucraina e armare e far continuare quella guerra? E anche per quanto riguarda poi il finanziamento alle squadre, alle società sportive, ha trovato i soldi, ha trovato i miliardi. Per le forze dell'ordine, come tutti gli altri governi, non ci sono soldi. Questa è la verità.
Ecco, segretario, diceva in conferenza stampa il presidente del Consiglio Meloni, e lo riportava anche la collega Silvia Corsi nella copertina, che è ovviamente indecente, questo lo dico io, non so ricostruire le parole esatte usate dal Premier, ma che un'ora di straordinario venga pagata 6 euro. Tenete conto di cosa significa avere un ruolo di responsabilità come indossare una divisa, dover essere esposti mettendo a repentaglio la propria vita costantemente. Cioè, ma davvero, stiamo parlando di cifre così irrisorie? Sì, la verità sono anni, ma tanti anni che lo straordinario è fermo a 6 euro e nessuno prende posizione per fare degli accorgimenti e innalzare questa cifra che è totalmente ridicola e non è adeguata con gli attuali tempi. Il governo, ripeto, non si deve limitare a fare dei spot in televisione, sulla stampa e ha rilevato che questi 6 euro è una miseria, così è una vera e propria miseria. Quindi provvede all'aumento. Altrimenti, cioè, parlare, discutere di 6 euro che è un'ora di straordinario, non ci arriva nessuna soluzione. Bisogna prendere atto e aumentare quella che è l'ora di straordinario. Questo ha l'obbligo di fare il governo, a mio avviso. Ma mi perdoni, segretario, voi come sindacati siete riusciti in qualche modo a rapportarvi anche con questo nuovo esecutivo che in fin dei conti è in carica da poco più di un anno, no? Avete avuto modo di chiedere un cambio di passo dopo che, come ricordava lei, da decenni si dice che bisogna dare più risorse per la sicurezza, bisogna pagare meglio gli agenti e in realtà non è mai cambiato nulla. Siete riusciti voi a manifestare il vostro disagio anche a questo esecutivo? Guardi direttore, noi abbiamo manifestato il disagio degli operatori di polizia, in termini economici mi riferisco ovviamente, e non solo a questo governo, non solo al Presidente della Repubblica, ma anche al Parlamento europeo. Noi abbiamo inviato una nota dove descriviamo, diciamo, i problemi che vive il settore della sicurezza pubblica. Basti pensare che un poliziotto quando va in pensione, la sua liquidazione, che è frutto del contributo che ha versato durante gli anni di servizio, non la prende subito, non la prende come gli altri cittadini, magari nel giro di 3 o 4 mesi. Abbiamo poliziotti che sono andati in pensione, sono trascorsi oltre 3 anni e ancora non ricevono quella che è la liquidazione. E non lo so che fine magari ha fatto questa liquidazione di questi poliziotti, forse l'hanno investita da qualche altra parte, sinceramente non lo so, sappiamo soltanto che non vengono pagati normalmente. E di che cosa parliamo? Parliamo dell'oro di straordinario. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto la nostra missiva fatta dall'ISIBO e dal PNFD, Nuova Forza Polizia Democratica. È un'organizzazione sindacale che noi abbiamo stretto un patto di collaborazione e stiamo andando avanti perché unificare a volte le forze magari si ottiene qualche cosa in più, ma questo governo non teme niente, nessuno va avanti dritto per la sua strada, fa promesse di marinai e questa è la realtà. La realtà è questa qua. Noi siamo stufi di ricevere promesse di marinai da tutti i governi, compreso il governo Meloni, che ci ha delusi per quanto riguarda noi dell'ISIBO e gli iscritti all'ISIBO. Ci ha deluso totalmente. Noi non abbiamo bisogno di spot, noi vogliamo i fatti. Quindi la Meloni faccia i fatti. Senta, io la ringrazio per naturalmente anche la franchezza dei toni. Qui non si tratta di fare propaganda, di fare attacchi politici, qui si tratta di dare voce a chi davvero ha una grandissima responsabilità nel suo lavoro quotidiano e chiede di fatto semplicemente di poter servire lo Stato con dignità. E la dignità parte anche da uno stipendio più adeguato, oltre che dal fatto di avere i soldi per fare il pieno alle volanti, oltre al fatto di avere naturalmente tutti gli strumenti per poter garantire il rispetto della legge. Mi ha colpito una cosa, segretario, voi qualche giorno fa avete preso posizione molto duramente anche su un altro argomento delicato di questa manovra, il taglio che sappiamo è previsto e al momento non è ancora stato rettificato ad alcune pensioni, no? Sappiamo come da anni si dice che bisogna aumentare
le pensioni, per alcuni redditi un po', diciamo così, sopra la media invece è stata prevista un taglio. E voi dite no, giù le mani dalle pensioni degli italiani e non parlate solo dei vostri pensionati, ma in generale di tutta la popolazione. Perché questa scelta di un messaggio così forte? Innanzitutto un'organizzazione sindacale si deve rivolgere a tutti i cittadini, non deve restare diciamo, nella sua categoria e tutelare solo gli iscritti all'organizzazione sindacale. Si deve proiettare altrove, deve interessarsi anche dei problemi di chi soffre, dei più deboli, almeno il nostro sindacato così la pensa, i nostri organi. E la pensano in questo modo, non è il pensiero del segretario generale, è il pensiero dell'organizzazione sindacale, dei dirigenti e anche degli iscritti. È una vergogna, questa è l'ennesima vergogna, perché si va a tagliare quella che è la perequazione automatica, che non è altro che una miseria di aumento. Parliamo di 3 o 4 euro al massimo, chi prende pensione è al minimo, ma se si supera il minimo di 2, 3, 4 volte, addirittura non si percepisce quella miseria, ripeto, perché è una miseria vera e propria. Cioè, noi parliamo di un aumento di 3 euro, 4 euro, ma di che cosa stiamo parlando? Ci vogliamo prendere in giro? Vogliamo prendere in giro il pensionato? Ma chi è il pensionato? È colui che ha dato tanto per la nazione, è colui che ha lavorato, è colui che ha contribuito a far crescere l'Italia. E oggi viene trattato, me lo lasci dire, con un trattamento ittico-facciale. Ma non solo da questo governo, anche dai governi precedenti. Cioè, tutti mettono la mano in tasca ai pensionati. I pensionati ormai per i governi sono diventati un vero e proprio bancomat. Mancano soldi per 103, per accontentare Salvini, 103, 104 e dove li prendiamo? Ai pensionati, è nella tasca dei pensionati. Non è che le vanno a prendere in altre tasche belle, cospicue, corpose, dove effettivamente c'è il denaro, no? Andiamo a toglierli a chi già vive in povertà, perché oggi un pensionato con 600-700 euro massimo al mese di pensione, ma come fa a vivere? Con un aumento che gli diamo 3 o 4 euro, e poi questo aumento, guarda caso, nemmeno lo prende, perché se lo prende Salvini per accontentare il suo elettorato. Di questo stiamo parlando. E noi abbiamo l'obbligo e il dovere di intervenire, altrimenti non ci possiamo definire un'organizzazione sindacale. L'organizzazione sindacale, per la mentalità degli iscritti all'ISPO e di chi governa l'ISPO, deve difendere tutti quando lo può, ovviamente con le armi che noi abbiamo a disposizione. La stampa, i comunicati stampa, le lettere aperte, e ne abbiamo fatte tantissime. Solo il segretario generale della Presidenza della Repubblica ci ha risposto. Perché forse la verità fa male, direttore. Allora, con questa nota di amarezza, io la ringrazio. Noi nel nostro piccolo saremo sempre a disposizione per segnalare nel bene e nel male le cose, quando funzionano e quando non funzionano. Antonio De Lieto, ci tenga aggiornati intanto sulle richieste che voi rappresentanti degli agenti di polizia fate, perché davvero il tema della sicurezza sappiamo quanto sia cruciale, non solo per la politica, ma anche per il benessere degli italiani, ed è evidente che avere delle forze dell'ordine in grado di operare dovrebbe essere una priorità per qualunque governo di qualunque colore. Io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro ovviamente un buon proseguimento. Grazie a lei, direttore. Grazie Antonio De Lieto, segretario generale dell'ISIPO. Ci fermiamo qui, lasciamo la linea ai colleghi della prima serata di Radio Roma Television. Noi torniamo domani mattina a partire dalle 7 con l'informazione in diretta di prima pagina. Arrivederci. Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Micalizio.